Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Arriva la nuova puntata del Grande Fratello. Fra poche ore Alfonso Signorini darà vita alla nuova diretta, la 41esima puntata. Intanto proprio il prossimo eliminato si sussurra di tutto sul web. Ci sono tantissimi sondaggi e gli ultimi danno proprio delle percentuali aggiornate. Intanto, prima di leggervi le percentuali, cerchiamo di fare insieme il punto della situazione. Sembra proprio che in finale, ovviamente insieme a Beatrice, potrebbe ovviamente arrivarci qualcuno di questo televoto, se Alfonso Signorini deciderà insieme agli autori di ovviamente dare la possibilità al più votato, alla domanda chi vuoi salvare, di approdare in finale, e potrebbe essere proprio lei, Simona Tagli. Altrimenti ovviamente ci saranno altri televoti per la finale, ma ovviamente segretati, come è stato fatto finora, ovvero cercando di non far capire proprio ai concorrenti che il loro voto è proprio per la finale. Attenzione, perché per ora i sondaggi parlano chiaro, c'è sempre lei in testa, Beatrice Luzzi, come possibile vincitrice, e in finale vengono dati i nomi di Simona Tagli, Federico Massaro e lui, Giuseppe Garibaldi. Federico, per alcuni sondaggi qualche giorno fa, era dato lo sfavorito, l'ultimo in classifica. Invece sembra proprio che da quando ha tirato fuori un po' di cazzimma, come si suol dire, ovviamente sembra essere risbocciato come un fiore a primavera. Amici di Nova News 24, chi invece rischia la vera eliminazione? Oltre a Varrese e ovviamente Anita, che è ultima in questo sondaggio, sembra proprio che il pubblico abbia ovviamente visto in malo modo l'unione tra Greta e Sergio. Proprio quest'ultimo potrebbe rischiare di uscire se dovessero aprire questa sera di nuovo le nomination e dovesse lui entrare ovviamente nei nominati. Sicuramente rischierebbe tantissimo, quindi insieme a Varrese e ad Anita lui potrebbe andare al televoto proprio già mercoledì per la clamorosa eliminazione. Questi quelli che rischiano più di tutto. Intanto vi diciamo proprio che le ultime percentuali ovviamente danno sempre Simona in testa, seconda Perla e terza Anita, che ovviamente a questo punto sembra quella che stasera sarà la meno votata di tutti. Diteci intanto voi cosa ne pensate. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.